Fede, siamo tornati live. Pazzesco. Pazzesco. Direi che ci può stare già un pazzesco. Ancora col countdown siamo già partiti con un pazzesco. E indovina chi si è già attaccato, che ci dà già il bentornati. Numero uno. Sincro, numero uno. Numero uno, numero uno. Numero uno, sincro. Ragazzi, abbiamo un po' rischiato stasera. C'è stato un mezzo diluvio qua, proprio tipo 10 minuti fa. Tipo che a biomassa gli si è allagata la casa. Sì, più o meno. Il garage, per l'esattezza. Sto facendo dei pacchi da spedire. Ah, molto bene. Vabbè, dai, direi che intanto mi cambio. Mi cambio. Come direbbe qualcuno, molto bene. Molto bene. Maestro. Buono, pacchetto della spedizione. Pronto. È arrivato il metalasso, il Benny. Pian piano ci riattacchiamo tutti, dai. L'ho spammato. Non è spammato. No, e adesso che facciamo? Se non spammi è finita. La gente non si collega, non sa che esistiamo se non spammi. Ci vedo in diretta. Hola. Dai ragazzi, stasera è una puntata abbastanza tranquilla, ve lo diciamo subito. Speriamo Oh, di è non per farla forza. durare tanto. No, ma dura poco per salutarci. Poi qualche ultimo acquisto, qualche segnalazione, quattro chiacchiere, poi parleremo di Game Boy, un tema che interessa Metalasso in questo momento. Ma non so se spammare o Spam fa sempre bene no. I spammare. temporali di nuovo, abbiamo Cazzo, giocato mi dà in realtà. fastidio sto colletto, cavolo. Oh. Game Boy Power, sentilo il metalasso. Ragazzi, cosa avete fatto quando non c'eravamo? Vi siamo mancati? No, vi siete mancati un cazzo. Vi siamo mancati un cazzo, dite la verità. Non si dico le parolacce, siamo in Hai fascia ragione. protetta. Un caspio. Allora, Un mia moglie katzen. Katzen è gatto in tedesco. mi ha appena mandato un messaggio di una persona che conosciamo che ha scritto un libro che si chiama Cosa significa fare spazio alla felicità? Esperta del buttare via, una professionista che insegna alle persone come sbarazzarsi di oggetti e convinzioni che non servono per creare spazio nella propria vita, nella propria mente, sul lavoro. Io direi che questo libro a me non serve. No, A sembra meno che non che è mi come. insegni come creare spazio in casa per apprendere altra roba da mettere in Sì, casa. ma è un po'. Cos'è la Marie Kondo italiana? Ma no, è un'amica, lei è bravissima, io non metto in dubbio. Però sinceramente mi piace. Aspetta, un utente. La Marie Kondo italiana. Tanto Marie Kondo si è arresa anche lei ai figli, per cui anche lei c'ha casino in casa adesso, perché coi figli non puoi avere altrimenti. Gianluca ci dice bufera a Milano. Sì, ma anche qua c'è stata bufera abbastanza tosta, eh. Non è stata per niente. Sono stati 5 minuti in cui gli dicevo a Federico: Fede, non so se andiamo online. Qua salta tutto da un momento all'altro. Invece si è solo allagato il garage. Non più di tanto, fortunatamente. Però un po' è venuta sull'acqua. Allora. Io ho il computer nuovo. È vero, Fede, signori, c'è il computer nuovo. È Quindi uno degli ultimi acquisti.
inserisci il nome utente. Attenzione, quindi... partiamo intanto con la puntata ufficiale. È arrivato anche GigaFab nel frattempo, lo salutiamo, ciao, come va? Fede, cosa hai preso, ti chiede? Glielo vuoi far vedere subito? No, dai, parliamone dopo negli ultimi acquisti. No. Ho comprato un Celeron bellissimo, ragazzi, con una scheda con 16 mega di RAM. Sì, sì, il Benny dice, dopo la magra figura fatta la volta scorsa quando avete streamato da lui. Sì, Benny, quella è stata proprio la, la ragione per il quale Fede ha comprato il computer nuovo. Mi ha spammato tipo per 3 giorni per chiedermi cosa comprare, mi mandava foto di tutti i tipi. Durante 2 giorni del Prime Day, poi alla fine, perché ne ha approfittato anche lui. E mi continuava a chiedere, questo va bene, questo va bene, questo com'è, questo va bene. Però alla fine poi l'ha preso. Alla fine ne ha preso uno che non gli ho consigliato, nel senso che me ne ha fatti vedere 10 e alla fine mi fa, ho preso questo, che era un altro, che non l'ho ancora visto. Che costava il doppio rispetto agli altri. No, esagerato adesso. È vero. L'hai pagato. L'hai pagato. 250 euro di più. Beh, insomma, quello che mi avevi fatto vedere, che inizialmente ti avevo detto di prendere, costava sui 6,50. Questo è, ma va, così. Ma va, 6,50. È vero. IVA esclusa. Ah, vabbè, quello è IVA inclusa, quello che mi hai fatto vedere. Sì. Ricordate che il Fede è un professionista e quindi può scaricare l'IVA. Se lo usa anche per lavoro. No, lo uso solo per lavoro questo computer, tranne questa diretta. Tranne per la diretta, ovviamente. Cioè, 3, 2, 1, arriva la Guardia di Finanza a dirmi, lei ha comprato il computer per la diretta. Cioè, no, dai. Comunque, c'è uno che dichiara, vabbè, dai, fa niente. Ragazzi, allora, tra l'altro, ricordatevi anche del canale social, se non siete già iscritti, quindi su Facebook, Instagram, Telegram... I link li trovate in descrizione come al solito. E tra l'altro abbiamo anche un nuovo canale che aveva creato, che è che l'aveva creato, se non mi ricordo più chi ce l'aveva creato. Vediamo. Non mi ricordo più. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Sì. Vabbè, comunque dopo lo recuperiamo. È anche un must play. Esatto. Ragazzi, Luca Berserk su Ludomedia, Luca Berserk su Ludomedia ha creato il canale Games Collection, che comunque, esatto, c'è già il link, per cui andate a vedervi anche quello. Va bene. Allora, non c'è l'ospite stasera, facciamo una puntata tranquilla senza grosse pretese. No, è una puntata per salutarvi, poi ci sarà la puntata del 31, giusto, con l'ospite. Esatto. E poi facciamo la pausa estiva. Esatto. E ci rivediamo a settembre. Sì, o fine agosto, settembre. Comunque. O fine agosto, insomma, vediamo. Vediamo un pochino. Magari faremo qualche diretta, non lo so, a livello di gameplay, qualche stronzata di questo tipo, però... Fondamentalmente, a livello di pre-start, come format, lo mettiamo in pausa per altre 3 settimane. Perché sì, poi ci saranno un po' di novità, poi faremo... Adesso riesco anche a collegare l'Amiga per il gameplay, riesco a collegare un po' di console, cioè riesco a collegare quasi tutto. Ottimo. Sono pronto per streamare. E farai vedere tutti i giochi di golf possibili e immaginabili. Ci sarà una serata speciale giochi di golf. Allora devo fare veramente il logo Golf Collection. Giochiamo a Micro Pros Golf, ragazzi. Ci ho perso la vita a quel gioco. Molto bene. Era meraviglioso. Va bene, senti Fede, che facciamo? Partiamo subito a questo punto con gli ultimi acquistini. Che io ho un po' di vaffanculo. Brodo da dispensare al Benny, soprattutto. Io avevo più roba, ma non la trovo, però diciamo te che... Te c'è sempre roba, cioè avevo più roba. Non è che ti manca la roba a te da presentare. Poi recupero, ragazzi, promesso, recupero. Parti tu, dai. Parto io, va bene. Allora, andiamo con gli ultimi acquisti, che sono qua dietro. Cominciamo con la roba un po' più piccolina. Ho preso giochi, fondamentalmente ho approfittato un po' del Prime Day e di qualche offerta che c'era su Amazon dell'ultimo minuto. Infatti ho preso titoli per la PS4 e uno per l'Xbox. Quindi direi che parto subito con l'Xbox, che è un Waffle Benny. Eccolo qua. Top. Alan Wake Remastered per Xbox. Esatto, grande.
bello, cioè io avevo già la versione per Xbox 360, questa è la remastered, pagata decisamente poco, mi pare 12 euro che costava una roba del genere. E visto che il gioco era bello, me l'ha piaciuto, l'ho ripreso in versione remastered. Poi, questo qua, che è un giochino carino, particolare, un'avventura, che è Breath Edge per PS4, pagato 7,50 euro. Quindi, Com'è? ma allora, io l'ho visto su Steam. È un'avventura in prima persona, un po' particolare. Quindi è proprio un'avventura, non è uno shoot 'em up. Ci ho giocato pochissimo. Però aveva avuto anche dei bei voti, non era male. Per 7,50 euro mi è sembrato un buon affare. Poi, questo ce l'avevo in lista di desideri da un po' di tempo, perché avevo già, diciamo, era una delle saghe che preferisco, anche se poi alla fine ho sempre giocato solo con quelle MSX e con la prima versione per PS1. E questa è la raccolta, la Definitive Experience di Metal Gear Solid 5. Io ho la versione collector della 5. Questa raccoglie praticamente tutto, quindi Ground Zero, Phantom Pain più vari DLC. Ok, e anche questa qui ce l'avevo in lista da un po' di tempo, è uscita in offerta e l'ho presa. E poi invece questa non era un'offerta, ma è uno dei miei giochi attualmente preferiti, che ci gioco ancora tanto adesso, perché è uno di quei giochi che ti metti lì e ti fai una partitina senza grosse pretese. Ho notato che la versione fisica è difficile da trovare, comincia ad essere difficile da trovare e comincia a costicchiare anche non poco, nel senso per il gioco che è. E parlo di Horizon Chase Turbo. Non è così semplice da trovare la versione fisica. Siccome è uno dei giochi che attualmente preferisco, che ci gioco anche, stranamente, è uno di quelli con cui gioco realmente. E ho visto che praticamente questa qua era l'ultima disponibile per PS4. Per Switch era esaurita, se no bisogna andare su eBay, ma su eBay almeno meno di 50 euro non la trovi. E Potevi dircelo però. me l'ho presa proprio al volo. Quindi è stata una cosa che è arrivata pochi giorni fa. Poi, qua partono altri due Benny. Vaffa al Benny. Uno è un suo consiglio e quindi è un Vaffa al Benny. Il secondo invece è un Vaffa al Benny perché me l'ha preso lui, perché io non c'ero, ero in ferie e quindi non me lo spedivano nei locker perché è troppo grosso. Comunque partiamo con quello piccolo, che è l'Amiga 500 Mini. Oh, top. Esatto. Io ho Però detto se... lo devi attaccare questo, eh. Ho sempre detto che l'avrei comprato quando sarebbe sceso sotto i 100 euro. Cioè, io più a 100 euro non li spendevo, più di 100 euro Quanto l'hai costerebbe. pagato? 90 mi pare sia costato. Per me li merita tutti. Anch'io l'avevo pagato 102, meno di 100 all'epoca non c'era. E anche Però questo, gli sì. carichi una schedina USB, perché c'è scritto anche che puoi Sì. farlo, e lì c'è il mondo. Cioè, lì hai Beh, tutta l'Amiga. Ivan ce l'ha e ci ha messo tutto dentro. Tutto. C'è tutto quanto dentro. No, è meraviglioso. Guarda che è una Esatto. macchina divertentissima. E infine sempre 80 euro che era in offerta per il Prime Day, cioè questo ce l'avevo in lista da un po' di tempo perché io volevo questa versione qua, ma anche qua spendere 150-160 euro non ce l'ho voglia. Invece l'abbiamo pagata 80 euro anche questa, la versione grossa del The Commodore 64. Quello ad esempio mi affascina meno. E invece a me questo non mi dispiaceva perché questo c'ha la tastiera funzionante, cioè questo è di fatto tutto il case con la tastiera e tutto. Dove l'hai preso? Sempre su Amazon, 79,90. Ma era in offerta col Prime? Prime No. Day. Sì. Però potevi dirmelo. Cioè, vedi, sei una brutta Ma persona. l'abbiamo scritto! L'abbiamo scritto! Ma Infatti, io. bisogna Perché aggiungere... adesso quanto costa invece? Allora, attualmente... Ma guarda che l'ha segnalato anche il CAS, se non sbaglio, sul canale Games No. Collection. Mi fate andare a guardare la tempesta che sta arrivando a casa mia un Azz, secondo. 130, 128 costa. Ma sei fuori? Ma Adesso. vieni chiuso perché sono in tempesta.
Mi sa che Fede si sta beccando la tempesta che è appena arrivata qua. Intanto è arrivato anche Ryu 999, che salutiamo. E c'è stata una bella tempesta qua. Adesso non so com'è da voi. Com'è da voi la situazione del tempo? Perché qui è venuto giù parecchia roba e mi ha messo fuori parecchia grandine. Però adesso vabbè, si è fermato. Metalasso dice fuori il delirio, sta venendo giù il mondo. Ecco, molto bene. Immagino che Fede si riferisse a quello. Il Rio a Napoli si muore di caldo. Eh sì, c'è questo contrasto qua. Fa praticamente freddo. E giù ho letto tipo a Catania 48 gradi, una cosa del genere. Per cui GigaFab anche fa, GigaFab dice 42 gradi. Qua c'è, ci sono le tempeste, ragazzi. Ma toste, non cazzatine. Sì, no, c'è temporale pauroso. Oggi a Milano a un certo punto vedevo gli alberi piegati a 45 gradi, cioè una roba allucinante. Tipo verso l'una, praticamente da l'una e mezza è durato un quarto d'ora. No, è pazzesco, siamo messi malissimo. E temo andrà sempre peggio, vabbè, comunque. Aia la corrente, qua ha fatto un sibilio. E va bene, comunque queste erano le cose che abbiamo preso noi. L'ho preso io, più o meno con l'aiuto del buon Benny, che appunto a cui vanno tutti i miei vaffa più affettuosi. Ti vogliamo bene, Benny. Peccato che a me non avete detto, io non ho visto quel Commodore, se no quella cifra lì, forse un pensiero ce l'avrei fatto anch'io. Forse un pensiero avresti preso, dici? Ma io non sono mica convinto, guarda che il cassa qualcosa ha segnalato anche su... Vedete sempre così, ma poi non è vero. Non è vero. Comunque... Fede, tocca a te. Non ho preso nulla io. Come non ho preso niente? Impossibile. No, niente. No, dai, veramente? No. Sto facendo collezione di unghie, me le taglio e le mangio. Allora... che schifo. Allora, è arrivato il portatile. Dai, bel portatile. Racconta un po' quel portatile com'è. No, è una figata dentro, è una roba, è anche bello fuori. Tra l'altro è trashissimo, si illumina tutto, una roba ganzissima. Comunque, fondamentalmente il pezzo forte, allora la CPU è un i7, è il 12700H, quindi è un bel processore. 16 GB di RAM. 512, hard disk è piccolino, però ovviamente SSD, non penso che li faccia in un altro modo adesso, ma il pezzo forte è un base, ragazzi, non è che mi accontentavo anche di caratteristiche abbastanza base, è la GPU che è fondamentalmente una 4060 con 8 GB di RAM, direi che è un buon base, di sicuro mi ci diverto, ecco. Scusa che lo uso. Sì, Asus TUF. Metalasso chiede, esatto. Se è l'Asus, sì. Asus serie TUF, esatto. TUF Game. Esatto. Io ogni tanto guardo sul cellulare perché fondamentalmente non mi ricordo il mio account, avendo cambiato computer, guardo i messaggi sul cellulare. Tra l'altro ci ha raggiunto di nuovo anche Berserk. Grazie, bentornato anche a te. Insomma, vi siamo mancati, vedo che comunque ci siete, per cui siamo ben contenti che ci avete aspettato. Poi oggi mi è arrivato, sempre collegato a questo acquisto, siccome mi serviva, lo zaino. Ah. È lo zaino dell'Asus, proprio il suo, lo zainetto per portarselo in giro, tac, trashissimo. Beh, di Ultimate Force, è proprio quello legato alla serie TUF. Wow. Bello. Carino. Poi, ho preso dagli amici del Play Store, e ricordatevi il nome Ambo Giochi, avremo modo di parlarne. Arrivo subito. E li avremo come ospiti, ho preso un 3DS XL. Che ci gioco io e ci giocano i miei figli, quindi ci alterniamo. Avevamo un 2DS per i bambini, ho preso anche questo 3DS XL da Ambo Giochi H Play Store, mi hanno fatto un super prezzo,
da amico. Poi ho preso un gioco per... non mi ricordo se l'ho già fatto vedere, perché ce l'avevo qua già da un po', ma faceva parte degli ultimi accumuli. Forse l'ho fatto vedere, forse no, al massimo ve lo faccio rivedere, che è il Tetris DX per Game Boy Color. Non mi ricordo, sono sincero. Tra l'altro c'è Gianluca che ci chiede se ci sono siti di scambio merce, perché vorrebbe scambiare una workstation del portatile con un Vectrex. Non so se farebbero mai questo tipo di scambio, sinceramente. Una workstation del portatile, mica male. Poi ho preso un pezzone pazzesco per Dreamcast. Non penso averlo mostrato l'ultima volta, che non è stato un altro, ma era già arrivato insieme, che è Rainbow Cotton. Nuovo sigillato. Ah, questo è bello. È già un pezzone usato, nuovo sigillato, direi che... L'ho trovato, bello. È un collezionista top. I reni ce li hai ancora tutte e due? Sì, l'ho pagato bene. L'unica cosa che io l'avrei voluto usato, ma l'ho trovato nuovo, per cui ho fatto un buon acquisto. Io non sono per i giochi nuovi, però, anche perché poi quando ce li ho non riesco ad aprirli. Poi mi sono arrivate due riviste. Bentornati, Saxabar. Mi sono perso qualche gioco di golf. Non ancora. No, lo faccio vedere dopo. E mi sono arrivate due riviste. Tra l'altro, Saxabar gli è arrivata il giorno dopo. Zapreni, che ovviamente è il nostro amico Luca Antignano. È il primo numero stampato di Zap, Reni, fondamentalmente. E scusa la raccolta che era uscita, che abbiamo fatto vedere l'altra volta. Il numero 12. È molto interessante, molto molto interessante. Ci sono un sacco di recensioni di titoli storici e è carino. Tra l'altro vedo Capcom Sports Club, c'è un sacco di recensioni, merita. È tuttora disponibile, se non sbaglio, sempre sul sito della Irons di Vigevano, che è colei che pubblica TAC Zap. Oggi mi è arrivato l'ultimo numero di Zap, il 9. Copertina stupenda, ci sono un sacco di recensioni, ci sono anche due titoli per Amstrad CPC, quindi assolutamente merita. La copertina è dedicata, tra l'altro non so se hanno cambiato la qualità di stampa, non mi ricordo, toccandola così sembra quasi come ha fatto lo Zap Reni, comunque molto bella. E in copertina c'era Alien Neoplasma. Tra l'altro è arrivato CPXYZ che ci saluta e noi salutiamo lui. Poi, se non si parla di golf, si parla di treni o si parla di Dragon Slayer, mi è arrivato questa action figure meravigliosa di Dragon Slayer 3D. Guardate la barba che ci si muove, perché è tutto gommoso, è bellissimo. E bellissimo. Se poi il personaggio, vabbè, lo conoscete, Mordrock, chi ha giocato a Dragon Slayer non se lo dimentica di sicuro. Top. Tra l'altro vedo che Rainbow Cotton sono su Sega Dreamcast, partono, devi ovviamente devi comprarlo subito, da 250 euro, completo di spine, completo di spine, sì, dalla Francia. Condizioni? Condizioni, dai, discrete. Usato, discreto. Aspetta. C'è un bel pezzo. Beh, sono tanti soldi per un gioco Dreamcast. Dreamcast non è il Saturn. Sono pochi titoli che costano veramente tanto. Lo faccio vedere un attimo, giusto per... perché è carino. Da vedere, però, più o meno... spine, conciato abbastanza bene, dai, mi sembra tenuto molto bene. Sì, poi ce n'è forse uno sigillato, ma poi sai, i prezzi Byte Now lasciano sempre il tempo che trovano. A memoria non è un brutto prezzo questo.
Sì. Beh, facciamo che anticipiamo le aste a questo punto, tanto non avevamo molto. Segnaliamolo, giusto? Giusto. Segnaliamolo, così almeno... Ah no, aspetta che l'ho segnalato due volte, vabbè. Però il venditore era zero feed, sì, hai ragione. I Ryu fa notare questa cosa qua. Sì, bisogna sempre stare attenti. PayPal, però vabbè, pagamento PayPal. Cioè, se ti manda la foto. Sì, perché l'altro che probabilmente ha abbassato il prezzo perché... Dormivo, il WhatsApp mi ha svegliato. Quindi vuol dire che ho spammato bene, perché poi ho spammato. Perché 3D... Qual è il gioco più costoso per Dreamcast attualmente? Non saprei dirtelo perché i giochi per Dreamcast io li colleziono per giocarci, non ho una gran collezione. Ci sono alcuni pezzi Homebrew che valgono... Non saprei dire quali sono i pezzi rari. Uno l'ho venduto, che è, dovrebbe essere Cleopatra. E... aspetta. Allora, di sicuro che Cleopatra Fortune è un titolo molto raro. Io l'ho venduto nuovo sigillato uno. Ed è un bel pezzo. Per il resto facciamo così, che la prossima volta faccio una bella ricerca, una bella classifica. È una bella classifica di titoli più rari per Dreamcast. I titoli più rari che può essere interessante per la gente cercare. Sì, assolutamente. Quindi sì, potrebbe essere una bella idea. Poi, è finito? Ho finito con i miei ultimi acquisti, in realtà ne avevo altri, ma li mostro la prossima volta, dai, così almeno. Va bene. Allora, visto che abbiamo fatto vedere le due, quella sta lì, direi facciamo vedere anche le altre due, che sono le uniche due aste che abbiamo trovato proprio all'ultimo, perché... non ce n'erano moltissime da far vedere, che le ho trovate prima io lì per farvi vedere, per tirare fuori, visto che si parlava di Game Boy. Allora, sono un po' preoccupato, guardo le telecamere perché sta venendo giù il mondo. Immagino, cioè, guarda che quello che è venuto qua è la tosta, è quella che è venuta qua, quindi insomma. Urco, allora, zio, ho visto qua. Prima c'era questo Game Boy, nuova offerta, vediamo un po' se c'è. Mamma mia, offerta. Tre offerte, 5,50. Però insomma, voglio dire, se non sale più di tanto, uno può farci un pensierino. O no? Cosa dici, Fede? Sì, assolutamente. Perché per quel prezzo non è per niente male. Poi, sempre in tema Game Boy, che secondo me... Tra l'altro è la GS001, aspetta, Beh, Fede si alza sempre. Quindi si alza e ci tirerà fuori qualcosa, ma va benissimo così. No, allora se riesci, però ovviamente quello è interessante, però cercate sempre, perché i perlati di regola sono gli AGS101, che sono quelli con lo schermo che si illumina di più, sono quelli più belli. Per cui cercate sempre gli AGS101. E la seconda asta che ho visto, che era carina, è un po' più alta naturalmente, però secondo me è interessante, è questa, che è un lotto con un po' bello di giochi Game Boy. Ma do 50 offerte e manca ancora 4 giorni. Esatto, per cui insomma è tosta, nel senso c'è un bel po' di roba, però è indubbiamente... ci sono anche dei titoli carini, secondo me. E da studiarsi bene questa sta qua. Ascolta, vado a chiudere la finestra della camera da letto e sono un po' preoccupato. Immagino, intanto mettiamo qui. Ok. Quindi insomma, questa è l'altra asta che avevo da segnalare, con qualche un Game Boy Advance, un Game Boy Silver. Game Boy, questo cos'è? Sempre l'Advance, o il Game Boy normale? Il Game Boy Color, infatti,
Game Boy Advance SP. È una bella asta, ci sono dei bei titolini. Golf, questo non lo facciamo vedere. Che Berserk dice, vedi, c'è sempre maltempo. Sì, in questo periodo qua è un disastro Berserk. Cioè, praticamente sono giorni che continua a fare di quei, di quelle realmente delle tempeste, trombe d'aria, grandinate, danni pazzeschi, poi magari viene su un caldo allucinante per uno o due giorni, poi di nuovo tempesta, perché ovviamente avendo le Alpi arriva l'aria fredda, alta e bassa pressione causa la tempesta. Ma devastante, ragazzi. Questa è veramente tosta. Tutte le sere mi trovo un gatto fuori dalla finestra, seduto o sdraiato, che guarda le gabbie dei criceti. Sono un po' preoccupato. Non tenere la finestra aperta. E lì si mette lì così a guardarli. Sì, sì, poi aspetta che ti dimentichi la finestra aperta. Sarà innamorato. Sì, immagino, proprio innamorato perso. E queste, diciamo, erano le uniche due aste che avevamo da mostrare stasera. Poi dopo ci sarà qualche consiglietto del cassa. Bene, bene. Fede. Allora, ragazzi, io avrei fatto una selezione dei miei titoli must play per Game Boy. Cioè, i miei titoli, quelli che ho più apprezzato come giocatore. E poi una selezione volante dei miei titoli che ritengo più belli da un punto di vista collezionistico. Non per forza quelli più ricercati, non per forza quelli più cari, ma diciamo che sono dei bei pezzi. Poi, per cui, se siete d'accordo, io partirei con i miei must play per Game Boy, perché è una collezione, secondo me, Game Boy meravigliosa. Questi qua sono tutta la faccio tutta la parte di taglio occidentale, poi una volta faccio uno speciale sui miei giochi giapponesi, quei pochi che ho, però è sempre, secondo me sono sempre belle macchine. Vai. Per cui partirei, aspetta che li inverto, allora via, tac, perché li avevo messi in un ordine. Vorrei solo dirvi, allora, c'è Ryu che ci dice che in Cina McDonald's ha fatto una mini console a forma di McNugget con dentro un Tetris. Ah, di McNugget? Sì. Con dentro Tetris, che figata. Se puzza anche di fritto come il McNugget, direi che ci siamo. La voglio. Metalasso realistici orripilante, va bene. Dai Fede, vai. Allora, il primo titolo must have per me è stato, vabbè, ovviamente il Tetris, neanche lo commento, ragazzi, perché te lo dava ancora la macchina e penso che sia il simbolo del Game Boy, per cui, cioè, per forza è un gioco che ti tiene attaccato. Ma il mio primo titolo, la mia killer app per Game Boy è stata e sarà sempre Super Mario Land. Che giocato all'epoca lo finivo senza neanche guardare, potevo fare 10 cose insieme, andare avanti senza mai togliere il tasto dalla velocità di corsa, e adesso probabilmente muoio dopo un nulla, perché veramente bisogna essere bravi a giocarci. Non era difficile, però richiedeva dei riflessi che da vecchio, insomma, non si hanno più. Questo penso che sia un titolo assolutamente da avere. Un altro titolo a cui sono legatissimo, io non sono un giocatore da GDR e nemmeno da JRPG, però il Final Fantasy Legend 2 mi ci sono innamorato, forse perché l'ho trovato a suo tempo da Tintori, l'ho comprato quasi per caso e ci ho giocato tantissimo. Sempre sulla stessa scorta di titoli che non sono il mio genere, è un simil Zelda, ovviamente, perché è un piccolo clone di Zelda, non è niente di speciale rispetto al suo secondo capitolo, ma Roland's Curse è entrato di merito nella categoria dei miei giochi preferiti di sempre per Game Boy, ed è un titolo veramente, veramente bello, grafica molto carina, è un classico, è proprio un clone di Zelda, e
non è niente di che, ma a me piace tantissimo. E se lo trovate è già caro, però ecco, diciamo, non so adesso quanto sia abbordabile. Un tempo si trova più facilmente, e piano piano sempre più difficile. Titolone con grafica arcade, meraviglioso, facile, ma talmente bello su Game Boy che ti faceva sognare la sala giochi. Ninja Turtles 2, Back from the Sewers. Beh, questo all'epoca, cioè solo la intro sembrava un gioco arcade per me. Tutta la magia Konami, grafica pazzesca, stile arcade. Titolo... Grafica, com'è la grafica? Pazzesco. Pazzesco. Poi, vedi, caschi sempre in piedi quando è un gioco Konami. Operation C per Game Boy è poesia pura. Cioè, questo me l'ha regalato il mio amico Luca al liceo, e è un titolo imprescindibile, meraviglioso. Cioè, penso che sia uno dei titoli più belli per Game Boy, anche come comparto tecnico e quant'altro. Veramente non trovo neanche le parole. Poi bello tutto, anche la cover, tutto bellissimo. Metanasso vuole un meme del bio. Ho visto meme. In cui dici, cos'è che devi dire? Molto bene. Poi per i titoli molto bene, sempre Palcom, Motocross Maniacs, cioè bellissimo. Questo è, l'avevo mio compagno in classe e girava, io non l'ho mai avuto all'epoca ed è divertentissimo, cioè è uno di quei giochi che andresti avanti ora a giocarci. Ah, tra l'altro italiano Mattel è anche un bel pezzo da collezione. Uno dei titoli che probabilmente ti colpiva di più utilizzando il Game Boy per la qualità della resa e per... Non dico che era un arcade perfect perché è una blasfemia, però era talmente bello R-Type su Game Boy che faceva veramente urlare al miracolo, e tutt'oggi se ci giochi è meraviglioso. Cioè, questo gioco è, adesso che è uno dei miei shoot 'em up preferiti di sempre, però su Game Boy è estremamente meraviglioso. E tra l'altro riusciva a ovviare, perché il problema degli shoot 'em up su Game Boy, per esempio su altri titoli, era la persistenza. Esatto. R-Type riusciva a sfruttare la persistenza a suo vantaggio e quindi aveva una resa pazzesca. Cioè, era veramente bello. Cosa che magari giochi non si riusciva a giocare. Tuttora se ci giochi è meraviglioso. Comprato a Roma durante un viaggio a trovare un'amica, avevo probabilmente 15 anni, e Prince of Persia è meraviglioso su tutte le macchine. Cioè, Prince of Persia è uno di quei giochi che ovunque è uscito è bello, e su Game Boy è molto molto bello, assolutamente titolone da avere. Per la serie sportivi, i giochi sportivi, Nintendo World Cup è altro titolo che non è bello, è bellissimo, divertente come pochi, arcade, botte da orbi, mosse speciali. Cioè, se ti piace il calcio ma ti piacciono i giochi arcade, questo è il perfect mix. Cioè, stupendo, proprio senza parole. Altro titolo sportivo imprescindibile, ci ho giocato ore, record su record. Eccolo qua, Antibarano, che è arrivato il gioco di golf della serata, è arrivato. Anche Barando, perché qual era? Sono fuori fuoco io? Leggermente, adesso si è a posto. Il golf, c'era un trucchetto che se sbagliavi il colpo, aveva la batteria tampone. Se sbagliavi il colpo, schiacciavi select e start insieme, se non ricordo male, lo riavviavi e rifacevi il colpo, e quindi potevi barare di brutto e ottenere un sacco di colpi pazzeschi. Quando bucavi da fuori, dava una soddisfazione. L'unico difetto di questa coppia di golf, devo vedere, dovrei avere anche la mia coppia Mattel, è che in tedesco, io proprio non sopporto i giochi tedeschi, è una roba che mi urta dentro.
tra i titoli comprati all'epoca, questo qua è il mio, proprio la mia copia, era Bart Simpson Escape from Camp Deadly, ed era ed è un titolo secondo me troppo divertente e carino, cioè è proprio uno dei pochi titoli tie-in veramente veramente ben fatti, o almeno per me era divertentissimo, la grafica era ottima. Ora che ci penso, questo è la versione urco cane, c'è un buco dietro, sono rimasto malissimo, Fabio, ecco. Secondo me qualcuno ha sostituito la mia copia e ci ha messo dentro la copia rotta qua. Basta. Ma no, come ci sono rimasto male. Te l'ho detto, non devi più collezionare. Aia. Regala tutto e non colleziona. Aia, più. Butta via tutto. Poi tra i titoli da giocare, anche se io non sono legato... Cioè, io ho giocato la versione... Io il primo che ho giocato per davvero degli Zelda è il Wind Waker per GameCube, che ho amato tantissimo. Però devo dire che Link's Awakening è un gran bel titolo e assolutamente è un must play. Poi. Questo è un mix tra titoli belli da collezionare e belli da giocare, ed è il Contra di Alien Wars, che ovviamente è il porting della versione anche per Super Nintendo, ma su Game Boy. E sfrutta tra l'altro anche il Super Game Boy Game Pack per dare colore, e non solo, aveva qualcos'altro in più, perché anche il suono, il comparto audio e la grafica erano migliori con il Super Game Boy. C'era proprio la versione. Titolo, posso dirlo, pazzesco, l'ho già detto? L'hai già detto, ma ci sta sempre bene il pazzesco. Pazzesco, questo proprio... lo finivo a occhi chiusi. Io no. Batman per Game Boy è 62.000 lire? È meraviglioso. Pagato 62.000 lire? Guarda un po' davanti il prezzo. Sì, 62.003. Però questo non è il mio, perché il mio purtroppo all'epoca l'ho venduto, penso, perché avevo il Mattel, tra l'altro. Questo qua è Jig. E ma no, ragazzi, questo gioco è... trovatelo, giocateci, è bello ancora oggi, cioè sono quei giochi che sono belli tuttora. Sempre questo ho recuperato tardi, invece è fondamentalmente è un po' come il Contra, è la versione Game Boy del titolo per Super Nintendo, ed è graficamente notevole, è un bel titolo e è un bel pezzo da collezione. Questi sono, in realtà ne avrei voluti mettere altri 15-20, ma ho dovuto fare una selezione volante perché sennò non finivo più, dei miei titoli preferiti. Però ci sono tantissimi titoli che non ho nominato e tantissimi titoli che secondo me su Game Boy meritano di essere giocati. Dopodiché ho fatto una piccola selezione dei titoli un po' più ricercati, in realtà alcuni non mi ricordo più se sono ancora o più o meno ricercati, però ricordo che certamente sono dei titoli abbastanza interessanti a livello collezionistico. Questo mi piace per svariate ragioni, Ghostbuster 2 della Mattel. Mi piace perché mi piace la cover, mi piace perché il gioco è carino, è in stile, potrei dire, giapponese. La versione italiana è fatta malissimo dietro, perché... come sono messe le immagini, il font è orribile, però è un bel pezzo anche da collezione. Tra l'altro Batman dice Metalasso deve recuperarlo, guarda, sto guardando un attimino, ma insomma si viaggia sui 230, 240, insomma sopra i 200 per la versione completa. Prova a guardare Ghostbuster 2, dai, facciamo quest'ora un gioco bellissimo. Io ricordo con disgusto la versione per Amiga di Ghostbuster 2. Pensa che Ghostbuster quelle immagini 2 in Game Boy siamo sui 100 euro per la versione Mattel, no, inglese. È il Mattel che è abbastanza la versione USA siamo sui 450 addirittura, la Mattel siamo sui 300. Visto che è un pezzo abbastanza. Altro pezzo che non l'avrei mai detto, questo qua è il mio, comprato al day one, NBA All-Star Challenge, ci ho giocato tantissimo,
non era niente di che, però c'erano tutti i giocatori, c'era, mi ricordo che solo Charles Barkley, cioè per me era, cioè mi sono divertito tantissimo, c'è anche Karim Abdul-Jabbar, insomma c'erano o Hakeem Olajuwon, insomma dei giocatori pazzeschi. E Mattel mi dicono essere molto ricercato, però io, tant'è che me l'ha chiesto più persone, ma non lo sapevo. E strano, ecco, diciamo, non fa parte di quella categoria di giochi belli e quindi anche ricercati perché belli da giocare, ma semplicemente probabilmente è solo raro, ecco, probabilmente l'abbiamo comprato in quattro gatti. Però non saprei dire. A te cosa esce? Cosa ti dice? Sto guardando un attimino, ma boh. Guarda anche i venduti, se lo trovi nei venduti. Non lo trovo, perché non mi viene fuori i risultati. Aspetta, com'è che è scritto lì? NBA All-Star, metti. All-Star. Star Game Boy. Vediamo un po'. Game, eccolo. Spazio Boy metti sempre. Sì, no, eccolo qua. Beh, no, non è con... Dio, la versione Mattel. Mattel. No. Mattel, no. Non lo trovi perché non è facilissimo trovare. Una volta invitiamo come ospite Steven che ci racconta un po' di robe. Proviamo Giga. Che è un super esperto. Niente. No. E invitiamo. All-Star Challenge 2, allora sì, 60 euro la versione. No, ma americano. Sì, americana. È diverso. Tra l'altro, Gianluca ci chiede, poi il sito per collezionisti. No, è partito, ma il lancio ufficiale, diciamo, è partito, ti puoi iscrivere, ma il lancio ufficiale sarà a settembre, mi sembra. Poi, titolone... The Games Market, tra l'altro, ricordiamo, il nome era quello. Sì. Titolone che fino a un po' di tempo fa non capivo il motivo. Tra l'altro, questo probabilmente è anche nuovo. L'avevo trovato come fondo di magazzino in un negozio. Ed è Lock and Chase della GIG. Ed è un titolo super super ricercato, ma semplicemente perché era uscito solo in Italia. Adesso non mi ricordo la storia bene, ma gli inglesi vanno matti per questo titolo e mi hanno fatto delle offerte allucinanti. Siamo sui 170. No, non quello americano magari. Non PAL. No, è un titolo con prezzi fuori di testa. E non si trova neanche, figurati. Esatto, infatti quando l'ho messo, ma c'è una ragione appunto perché l'hanno pubblicato, vanno matti i collezionisti del full set perché non lo trovano. Per cui è quella la ragione. Ed è un pezzone. Questo è veramente un pezzone. Poi. Marios Picross, parlavamo l'altra questo volta. Questo neanche lo conoscevo. Questo è interessante a livello collezionistico semplicemente perché è nuovo sigillato. E nuovo sigillato ha una sua certa richiesta, ovviamente come tutti i titoli Nintendo è un po' più ricercato. Questa è la versione americana ovviamente perché a memoria non mi ricordo se era uscito solo in America. Cos'era questo qua? Macros Picross. Vediamo. Marios Picross. Esatto. Macros. Lock and Chase comunque non è uscito mai UK. Non mi ricordo il perché. C'è la storia, c'è anche nel libro. Se mi dà un Marios secondo. Marios Picross. Beh, allora, in loose non costa Marios tantissimo. Città. NTSC Game Boy. Siamo sui 20 euro. Non è costosissimo. 40. No, ma devi vederlo sigillato. È sigillato, ovviamente è difficile trovarlo. No, sigillato non lo trovi. C'è completo in buone condizioni, siamo sui 150 il venduto, Quanto? Sui 150 il venduto. Sì, ma non è sigillato, invece a prezzi che sono fuori dal mondo. Questo è il libro bellissimo, 200 quello completo.
ripubblicare con tutti i giochi Game Boy usciti e spiegavano, giusto giusto, adesso ti dico, il discorso del... del Lock and Chase. E ti racconta alla prima pagina e ti dice che allora e ti dice che Mattel, ok, Jig aveva importato diversi giochi dagli altri paesi semplicemente aggiungendo lo sticker della Jig sopra. Questa informazione, dicono, è importante specialmente per tre giochi: Lock and Chase, Nail and Scale, gli piacciono tutti, e Tumble Pop in UKV. Perché è importante? Bene, perché questi giochi sono UKV, ma non sono mai stati distribuiti nel Regno Unito, ma solo in Italia dalla Jig. Per cui è per quello che vanno matti per questo gioco, perché non si trova. E quindi è molto molto ricercato. Poi un altro titolo che a me piaceva molto a livello di collezionismo. Esatto, è un bel pezzo anche questo, non è facile da trovare ed è un titolino abbastanza ricercato. Vediamo un po', qua siamo sui... L'uso sempre abbastanza accessibile e... Ma devi sempre vedere la versione Jig. Esatto, che non si trova neanche, tra l'altro. Eh sì, sono un po' particolari. Poi... Non si riesce neanche a trovare. Vediamo tra i venduti. Tra i venduti... No, neanche si becca tra i venduti, quindi... No, un titolo decisamente... Tra l'altro ne ho due. Allora, poi della Konami, un titolo che proprio non avevo considerato minimamente e che avevo comprato in un megalotto di 100 giochi, e tra cui c'era il Mario Speedcross sigillato, cioè titoli allucinanti. Qua, 70 euro dalla Germania, Affidac, Nintendo Game Boy, però ovviamente non è sealed. È tedesco. Sì, è tedesco. Zen... Intergalactic Ninja è un titolo Konami e questo è sigillato nuovo e l'ho pagato penso nell'otto o 4 euro. Scandaloso. Eh no, perché ho preso un lotto di 100 giochi boxati, li ho pagati 400 euro. Sì sì, però scandaloso. Sì, ma c'è dentro una roba pazzesca. Sì sì sì, allora Zen Intergalactic Ninja da sigillato, credo sia sigillato. L'unico che ho trovato è in compralo subito a 600 euro. No, ma in realtà il valore originale NTSC 500, cioè vabbè, 400. Ma anche probabilmente, ma è sigillato e tenuto bene. Sigillati, però comunque se l'hai pagato 4 sì. euro, direi che. Sì, no, è un titolo comunque. Poi per la serie belli, costosi, Castlevania 2, Belmont's Reverge, titolo stupendo. Beh, questo è anche più un classico, insomma. Sì, meravigliosa la cover, adoro. Oh, bello. Sembra, vabbè, che tutta la serie Castlevania per Game Boy c'ha prezzi assurdi, Sì. Però il 2, ecco, diciamo che comunque questo è salito tantissimo. Sì, sì, beh. Ed è ancora, diciamo, a parte il primo, uno di quelli che costa meno, perché naturalmente c'è Castlevania Legend e Kid Dracula, che sono assolutamente fuori ragione. Questo è tenuto, tra l'altro, in condizioni medio scarse, nel senso non è un titolo... Non ce l'ho tenuto benissimo. Tra l'altro c'è pure un buchino dietro che... vorrei mettere a posto adesso, ma secondo me lo spacco tutto ancora di più, quindi eviterei. Sto guardando un po'.
Sì, siamo alla luce col manualetto, siamo sui 70 euro, figurati. No, no, ma il titolo no, costerà un 250 euro almeno. Completo americano. Sì, non si trova neanche, tra l'altro, si fa fatica. No, no. Dopodiché, sempre Konami, Kid Dracula l'hai nominato. Eccolo, adesso. Quello a prezzi folli. Ecco, siamo allora uno gradato di Castlevania 2 Belmont's Revenge. Siamo a 2000 euro. Sì, Stati vabbè, Uniti, ma è nuovo. Oltre 2000. Sì, sì, gradato, nuovo, eccetera, eccetera. No, vabbè, ma non fa testo, quello è un altro mondo. Allora, se vai a vedere i Mega Man, allora, lì 2000, Mega 2005, Man, in asta, oltretutto. Sì, ma arrivano a cifre folli. Sì, 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 sì. Kid Dracula l'hai nominato, per assurdo, in Italia ovviamente era super ricercata la versione GIG, quindi questo è italiano, ma in realtà la versione UKV vale di più, cioè quindi... però vale di più a livello mondiale, ovvio che in Italia... siamo sui 700 euro comunque. Sì, è una follia, una follia. Sì, 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 siamo sui 700 euro. Titolo che vorrebbe Alberto, italiano, bellissimo. Kane ti dice che ti vuole bene. Il Ninja Turtles 3 Radical Rescue, italiano, GIG. Questo è veramente, veramente un bel pezzo. Anche questo l'ho recuperato a un prezzo abbordabile qualche anno fa e poi non l'ho più visto. Ecco, diciamo. L'ho preso su eBay, tra l'altro. Penso averlo pagato 80-100 euro, non mi ricordo. Insomma, non poco. Però adesso GIG penso che sia inavvicinabile. Tra l'altro è bellissimo quando vedi le istruzioni. Quando è scritto tutto in italiano è troppo bello. Un valore aggiunto ineguagliabile. Sì, qualsiasi cosa GIG c'ha prezzi folli comunque. Sì, no, c'è la roba. Infatti io, peraltro, ho dei pezzi che secondo me non ho fatto vedere che valgono di più. Però mi piacevano questi perché hanno un valore intrinseco ed estrinseco. Insomma, hanno un valore anche del gioco. Sì, sì, non sì. Solo collezionista. Un pezzo allucinante, segnalato a suo tempo su gamescollection.it da Miyamoto. L'ho acquistato io, l'ho pagato, posso dire, poco e non è... Ha una cover meravigliosa, poi è esploso. La versione americana fa schifo, la versione europea è stupenda. Binos Secret Castle. Castle. Ovviamente. Guarda, cioè, la cover è stupenda. E questo è un titolo pazzesco. Questo a livello collezionistico proprio è proprio bello, bello, bello. Poi della Hudson Soft, per cui per me ha un valore aggiunto non indifferente. Prova a vedere se lo vedi. Allora, aspetta, fammelo vedere un po'. Come è scritto sopra? Milons. Milon, apostrofo S, Milon. E poi fa Secret Castle. Game Boy. Fai conto, solo la cartuccia 100 carte, così. No, ma è esploso, non so dirti il perché, forse perché è puccettosa la cover. No, però è un pezzo pazzesco, tant'è che Miglia Vittorio ci aveva visto lungo all'epoca, lo segnalava. Sì, un centinaio di euro sull'uso, però insomma. No, no, ma è un titolo, non so dare un valore, però è esploso, senza senso, cioè se me lo chiedete ragazzi. Sì, siamo ovvio. Parecchio. Se tu mi dicessi oggi lo compri, no, non lo comprerei più. Cioè, ci ho speso 100 euro, non di più. Sì, sì, quello americano è follia, sono già su 500 euro, tu immaginati quello... E questo vale di più. Esatto, che non c'è, che si fa fatica a trovare. Per cui poi, due pezzi... Però ho trovato un Lock and Chase USA a 700 euro. No, ma è fuori. E quello UK, quello GIG vale molto di più. Cioè, anni fa, uno mi ha offerto a 3-0 e ho rifiutato. Che roba. Ma è un titolo, non ha un senso. Peraltro io l'ho pagato 10 euro, era un fondo di magazzino in negozio. Assurdo. Poi,
per i titoli, allora, il Roland Scurs l'avevo comprato in negozio quando uscì, ed è distribuito in America dalla Sammy, che ha fatto tre giochi, secondo me, la Sammy per Game Boy: i due Roland Scurs e Ninja Taro. Il Roland Scurs 2, guardalo, è, oltre a essere un titolo meraviglioso, oltre a essere un titolo meraviglioso, e faremo una diretta, lo farò vedere, insomma, è troppo carino. È un titolo inavvicinabile, secondo me. Prova a vederlo, Roland Scurs 2. 2. Tra l'altro anche il King of Fighters, che sarei contento di vedere quanto è salito adesso. È una follia, è una follia. Siamo mai folle, è follia. Ok, non mi si sentiva. Il boxato, bene, grazie che mi hai avvisato. Il boxato siamo sui 700. Calcola che questo è mint. Cioè, questo è veramente bellissimo. Sì, sì, no, completo. Ma questo qua è per, cioè, condizioni molto belle, questo qua che ho trovato. Però è effettivamente molto 764 il venduto, eh? Quindi, insomma, stiamo parlando No, no, di... in America. In America siamo sui 400, in verità, una... con tanto di gradazione. Buono. Cioè, Però in premesso. Europa... Non Spagna, scontare così costa di più. il 2, Il 2. poi dallo stesso venditore da cui ho Ah no, comprato questo. questo è l'1, 400. Ah, ecco, vedi, Sì, 400 vedi, l'1, 700 il sembrava 2. strano, non lo troverai mai a 400. Sì, 700 il 2. È una follia. Dallo stesso venditore gli ho detto: ma non hai altro? Mi dice: ho Ninja Taro. No, te lo giuro, non si ne ho visto uno in anni. E al volo io l'ho preso. Ninja Taro è mitologico, probabilmente. La copertina fa schifo ai morti. Ma ne avevamo già parlato di Ninja Taro, forse? Sì, beh, ma sono i miei Forse con titoli. Davide ne avevamo parlato. Sono i miei titoli a cui sono più legato per Game Boy, ecco, mettiamola così. Sempre lo stesso genere, sempre lo stesso gioco un po' stile Zelda per Game Certo. Boy. Ma questo è un pezzo pazzesco. Pazzesco dir poco. Bene. E poi l'hai visto Ninja Taro? No, non lo trovi, non c'è. No, non c'è. Cioè, non si trova Non si trova. quello. Non si trova. Cioè, ho trovato il manuale 20 euro. L'USA Buono 100. manuale 20 euro, anch'io ne ho uno in più. L'USA, tanti LUSA ci sono. Ma di boxati non riesco a No, beccare. no, ma Vediamo non un po'. chiede. E anche i loser andrei a controllare bene se sono non tarocchi. Allora, ci sono con le cartucce aperte. Eh sì, perché è talmente raro che te lo fanno. E quanto li vendono i loser? Siamo sui 100 euro, 110, più o meno è quello che l'hanno venduto. Quindi... E anche qua, 85 euro, e sono quelli aperti, cioè dove fanno vedere la schedina per far vedere che sono gli originali. Perché ormai devi far così, devi aprirli e far vedere Certo. devi far vedere che è originale, e non Sì, una esatto. repro. Tra un po' Poi l'ultimo. replicheranno bene anche la scheda, e quindi anche quella ci sarà una fregatura. L'ultimo titolo della mia collezione a cui sono molto legato ed è uno dei miei pezzi da 90 di qualsiasi macchina è il Eccolo lì, Castlevania Legends. l'altro che dicevo io che costa un botto. È italiano. Questo qua era nuovo, era in negozio. Il difetto che ha è che era inserito all'interno degli espositori per PlayStation e quindi è segnato qui ed è rovinato leggermente dietro qui, però è perfetto, c'è istruzioni nuove e la cartuccia probabilmente è nuova. Cioè, dalla Germania, praticamente quello tedesco o comunque È multilingua internazionale. in realtà. Sì, ma siamo comunque sui 680 euro.
Sì, no, è esploso tutto. Questo qua, questo è uno dei miei titoli assolutamente più importanti che ho in collezione. Sì, sì, beh, ma per forza. E anche la cover mi piace tantissimo. Poi vabbè, poi io vado matto per il Game Boy, per cui è la macchina, penso che è la dei giochi che ho, di tutta la macchina che è più esplosa senza senso, perché io, vedendo i valori, ho pagato tutta sta roba. Ecco, c'è stata un'asta, un ventesimo, un'asta, un trentesimo. Pensa un po', di un Castlevania Legends americano. Americano è diverso, cioè. Sì, 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 americano. Dovrebbe essere americano. Quindi con la scatola, però, quella blu. Ah no, vedi, Game Box remake, cartridge remake. No, è una repro, una repro. È difficile, sì, purtroppo, sì, repro, sono titoli. Cioè, chi ce l'ha ormai se lo tiene stretto. E io ho la versione giapponese, figurati, che vale un po' meno. Questo è negozio 10 euro. Sì, sì, io ce l'ho in giapponese, che ovviamente vale un po' meno. Per cui... Che vale comunque anche in giapponese, non è che non vale. PS non è che ho sempre fatto affari, ragazzi, perché questo comunque l'ho pagato, non come oggi, ma l'ho pagato, questo l'ho pagato... Beh, questo l'ho pagato. E che tu comunque hai comprato tanta roba quando ancora non era esploso. Questo l'ho pagato, cioè, però gli ho dato i loro soldi, capisci? Cioè, anche il Milan, comunque 120 euro gli ho dati a memoria, o 90, 100, 120. Questo, idem, 80, 100, 110, non mi ricordo. E che quando li hai presi non pensavi che si sarebbero alzati così tanto. No, ma io li ho presi per passione, cioè li ho presi perché mi piacevano i giochi, mi piacevano a livello collezionistico, perché il Game Boy è una delle mie console preferite, tutto lì. Va bene, dai. Senti, facciamo vedere quelle due o tre consigli del cassa? Certo. Così almeno rimaniamo sui buoni propositi, cerchiamo di mantenerli e di non fare troppo tardi. Allora, il cassa, ci hanno dato poca roba perché l'ho avvisato solo stasera che riuscivamo ad andare online, quindi non ho avuto tantissimo tempo, a dire il vero, ma ci ha consigliato Cult of the Lamb, ok, che è la versione per Switch, che è scontata il 24%, insomma non è malissimo, e pochi euro in più rispetto alla standard, perché la standard costa effettivamente, mi pare costi su 35, e quindi questa versione deluxe non è male, come che è un po' uno dei giochi sorpresa dell'anno scorso, Poi abbiamo usato, quindi questo ce n'è solo poche in poche quantità, l'Atari 50 l'anniversario per PS4 usato, che insomma 17 euro, buone condizioni, non è maccio, disponibilità solo uno, ecco, mi sono già diminuiti, vediamo un po' se ce n'è ancora. Hai messo il link? No, hai ragione, non ho messo il link, mettiamolo immediatamente. Allora, mettiamo il primo Cult of the Lamb. Tac. E mettiamo il Atari 50. Ce n'è solo uno, per cui chi se lo cucca se lo prende a un buon prezzo. E poi, sempre per PS4, credo, Down con un piccolo sconto, che insomma è un bel giochino carino, un bel run and gun molto frenetico e un titolo caruccio, secondo me vale la pena avere, o quantomeno vale la pena giocarci. Io non ce l'ho questo qua, in, mi pare di non averlo fisico, ce l'ho su Steam, è un bel run and gun caruccio, per cui se vi interessa averlo fisico potrebbe essere una buona occasione per comprarlo con un po' di sconto. Poi invece, questo lo consiglio io, non è fisico ma è una raccolta di Platinum, cioè di Fanatical, la Diamond Collection Brutal Edition. C'ha un po' di titoli che sono veramente interessanti, che voglio dire, scegliene 3, 4, 5 per il prezzo che hanno, non è male. Per esempio c'è Final Vendetta, che è bello. C'è
Aeterna Noctis, che anche questo qua è molto bello, un bel Metroidvania, e oppure Wolfenstein, Doom Eternal, Rage 2, la raccolta di Wolfenstein, insomma dei titoli niente male, che secondo me per anche se sono solo in digitale il prezzo è decisamente buono, insomma comprarne anche solo 3 per 15 euro per me vale. Quali consigli? Cioè, indica tu i 3 che consiglieresti. Allora, io consiglierei Final Vendetta, Eterna Noctis sicuramente, ma perché mi piacciono questo tipo di giochi. E poi un po' per... non ci ho giocato. Final Vendetta è, scusami, è un picchiaduro alla Final Fight. Ah, ok. Allora sì, ok. Ok. Non è male. È bello? Sì, caruccio. Caruccio. Da giocarci poi in due... Sembra fatto dal Team 17 con quella grafica lì. Sì, però è molto frenetico. Da giocarci assieme a un amico ti diverti. Classico, tipo come Final Fight, cioè... ti meni come non so cosa. E poi ho la raccolta di Wolfenstein. A me Metro Last Light mi era piaciuto tantissimo. Anche Doom Eternal, insomma, bel titolo, per cui gli altri non lo so, non li ho provati. Il Metro, la serie Metro Last Light era bellissimo. E Ken King of 2077. Nosgoth dice sembra il reboot di quello della Data East da Sala. Vendete la Data East? Se non mi ricordo se era della Data East o della Konami. Sì. Vendetta Konami. Aspetta un po'. No, guarda che era della Konami, Vendetta. Vendetta era della Konami. Comunque sì, in effetti è molto simile come gioco. Anche graficamente ricorda molto. Ma penso che sia un... di chiara ispirazione. Sì. E di chiara ispirazione sicuramente. Ma il Final Vendetta, cioè il genere è quello, ma è dedicato alla vendetta proprio. Sarà una sorta di reboot, remake. Vediamo quanto costa. Costa 38 euro su Switch la versione fisica. Sì, io ce l'ho in versione fisica. Io oltre ad averlo anche su Steam, naturalmente. E Gigafab dice Rage 2 delusione, a lui non è piaciuto tantissimo e io non lo so, non ci ho mai giocato, quindi non ti saprei dire. A cosa? Rage 2. Vabbè, comunque insomma questi erano i 4 consigli da dare, non era tanta roba, erano poca roba. 15 euro per 3 giochi non è male. Sì, no, non è male per niente. Comunque, 5 giochi 23 euro, esatto. E va bene, sentite. Tra l'altro è uscito un servizio che mi ha segnalato Luca di retro gaming per Xbox, o almeno non so se è nuovo, se era qualcos'altro, che ti permette a vita di giocare sull'Xbox. Antstream. Bravissimo. È uscito il servizio Antstream su Xbox. Sì, su Xbox. E l'abbonamento a vita costa 79 euro. Andiamo un pochino a Stream Arcade, accesso limitato, oltre 1300 giochi, esatto. Il costo 79. Andiamo un po', edizione Lifetime Pass di Stream Arcade 80. 79,90. Aspetta, vediamo. Perché se no c'è l'abbonamento annuale a 29, mi sembra, una roba del genere. E guarda, lo faccio vedere al volo, eccolo qua. Quindi siamo sui 79,90 o appunto 29,90, esatto. 29,90, 30 euro piuttosto che quella lifetime a 80. Sì, non è male, eh? No, assolutamente, cioè se a uno gli piacciono i giochi retro game è tutto arcade, ovvio, uno può dire mi scarico un emulatore, me lo gioco sul computer, non mi serve averlo su Xbox, però sapendo di avere tutto a regola e ce l'hai. Esatto, è sempre il solito discorso. A scaricarsi l'emulatore, a mettersi sui giochi, alla fine sì, ok, bello, però alla fine stiamo parlando di una forma di pirateria. Questo è tutto con licenza, per cui non c'è nulla di sarebbe interessante illegale. Capire se lo metti su PC...
con l'abbonamento Xbox, poi puoi giocare sia su PC che su... Allora, questo qua è riproducibile su Xbox One e Xbox Series XS. Niente, quindi basta. Attualmente solo ed esclusivamente per le console. Ma sai che quasi quasi un pensiero ce lo faccio anche per il discorso dello degli streaming video. Non è male, non è per niente male. Anche perché bisognerebbe capire se riusciamo poi a farlo streaming 2, nel senso che se giochiamo a distanza, io collego la mia console, se sono giochi con due player, penso a Final Fight. Sì, tu vedi, tu quando streami, esatto. E si vede anche io che gioco. Esatto, per tu cui... ti fai la tua webcam e sei a posto. Esatto, assolutamente sì. Quindi siamo in due, capire se è fattibile. No, sarebbe fattibile, fattibile, si può fare una... Sì. Una serata gameplay dove ci mazzoliamo un po'. Esatto, esatto. E poi ci si scommette denaro e poi ci blocca. E poi ci bloccano subito, esatto. Sì, sì. E dice, ah ecco, in verità perché c'è giochi Amstrad, dice il Benny. Ci sono i giochi dell'Amstrad? Questo non lo so. Grande Benny, tu sì che sei un ragazzo che ne sa. L'importante è che ci siano giochi di golf, treni purtroppo sono sicuro che non ci saranno. Che non leggo che cosa c'è. Però vedi, recensione dice glitch di continuo. Aia. Lo streaming fa schifo. Aia. Non perché è in streaming. Eh sì, non è che ci giochi. Non è che lo scarichi. È un accesso. Esatto, okay, esatto. Boh, non so. Aia. Ci fosse un... Una versione di prova non sarebbe male. Golf Master per Commodore 64. Top. Ragazzi, diteci cosa ne pensate questa roba degli speciali dedicati a console come abbiamo fatto col Game Boy stasera. Che è stata improvvisata, tra l'altro. Che è stata improvvisata, poi è stata improvvisata anche l'idea di Fabio di guardare su eBay i valori, che ha detto, bah, fammi guardare, perché non l'avevamo neanche, gli ho detto, io faccio vedere i miei giochi più belli e quelli a cui tengo di più, che ritengo più preziosi. Però se vi piace possiamo studiarcela un po' meglio e prepararla un po' meglio la prossima volta. Sì, di farlo anche per le varie altre macchine, tanto è una roba limitata, ogni tanto lo facciamo, tiriamo fuori 10 giochi must play che abbiamo in collezione, sì, 10... Sì, sì. Sì, da fare per tutte le console, idea carina. Sì, sì, se fare vi piace, così alterniamo anche ospite più una rubrica di questo tipo, perché in effetti, se no poi è faticoso, sono tutte uguali le puntate, invece una roba di questo, esatto, tipo secondo me è simpatica. Ecco, fateci sapere. Anche perché essendo aste, cioè non essendo aste ma essendo titoli, non siamo costretti a cercarli all'ultimo momento, perché sennò poi giustamente scadono, sono cose... Certo, certo. Anche di gaming, ovviamente, sì, come abbiamo fatto adesso, dire quali sono i giochi più belli che io ritengo che ho giocato col Game Boy e quelli più belli che ho in collezione, un po' più importanti. Però nessun titolo di golf, aia. Anche se dopo stasera, no. Guru, ti odio un pochino di più. Grande Marco. Va bene, dai, insomma. E poi da settembre, ragazzi, anche con gli ospiti faremo un taglio un po' più stretto, cioè la puntata sarà un po' più ordinata e durerà dalle 9:30 fino alle 11. Sì, abbiamo cerchiamo deciso... di dare un po' più scadenziata, non tante, 2:30, esatto, cioè arriviamo, esatto, a parte essere cotti, però anche da rivedere poi, ce le siamo un po' riviste le puntate in questo periodo, abbiamo visto che sono tanto lunghe. Belle, per carità, non è che siano brutte, le cose da dire sono sempre tantissime, però bisogna dare un taglio un po' più scadenziato. Sì. Vediamo se sei un pro player, Fede, aia. Non ero un cattivo giocatore, adesso un po' un impedito. No, però dai, mi ci metto, poi l'importante è divertirsi. Più ospiti donne, sì, quello ho 2 o 3 idee. Anch'io, magari vi invitiamo, sì, di nuovo Jessica, anche, insomma, voglio dire. Sì, di sicuro, Jessica, sì. E poi a me poi sarebbe piaciuto invitare anche qualcuna, una, sì, in particolare. Poi ho un'amica, ragazzi, a cui sto facendo la corte,
rinvitarla. Lei è una super player ed è una collezionista di flipper, ma una roba, ha una collezione allucinante. King dice: dovete aspettare la ragazza con i capelli blu. Io credo di aver capito chi intende dire. Il problema non ci sta in video. No, no, non è il discorso non ci sta in video. Temo abbia un cachet piuttosto alto con la ragazza lì solo per dirti ciao. Comprensibilmente, ciao. Però voglio dire. No, invece io ci avrei in mente anche qualcuno, perché una ragazza che è giocatrice, fa anche, scrive anche articoli, è bravissima. Ed è una giurista e mi sarebbe piaciuto invitarla per parlare con Fede proprio del discorso anche delle licenze e della parte, diciamo, un po' più legislativa di queste cose qua, che secondo me è interessante. Assolutamente. E non te lo dico chi, devo prima invitarla. Ma ha detto, esatto. Oddio, gliel'avevo già provato a anticipare. No, ma Metalasso intendeva chi era la ragazza con i capelli blu. non lo diciamo, sennò poi ci citano perché... Tanto... Sì, quasi, non è proprio esattamente quel nome lì. Però, insomma, che ti devo dire? No, beh, bellissima ragazza, per carità. Però, effettivamente... Fa tanta scena. Troppa scena, ragazzi, esatto. Mi fa male agli occhi. Poi mi rimanete ciechi. Va bene, dai. Ragazzuoli, sentite, come ci eravamo ripromessi, abbiamo voluto fare una puntata un po' più corta. E siamo sotto l'ora e mezza, per cui direi che ci stiamo proprio... Fa un programma di videogiochi su Seven Gold. Eh sì, fa crossover con universo con Jessica. Sì. Quindi crossover universo nerd. Questa Jessica, se possiamo averla ospite per 5 minuti, cioè di fare giusto un taglio di intervista, anche perché anche lei è una player, vediamo. Esatto. Dalla cortesia, così facciamo 2000 spettatori per 5 minuti e poi torniamo noi i soliti 30 stronzi. Adesso mi costa più del Ballanti, sicuro. Costa più del Ballanti, ragazzi. No, il Ballanti è inarrivabile. Non sto ancora pagando per quella puntata. Va bene, ragazzi, dai. Sentite, top. Allora vi salutiamo. Appuntamento lunedì prossimo. Abbiamo l'ospite settimana prossima, ve l'abbiamo già annunciato, ci sarà il brewer Domenico Martini, che sperando che non abbia un'altra emergenza lavorativa e che ci ha dovuto paccare all'ultimo secondo. Poi vabbè, io ero anche appena tornato dalle ferie, quindi ero un po' tirato, però era praticamente impossibile fare la puntata lunedì tra una cosa e l'altra. Per cui ben venga che l'abbiamo rinviata settimana prossima. E Fede, ci aggiorniamo, ci vediamo con i nostri amici settimana prossima. Tu ricorda che devi fare un bel gameplay, così fai vedere che il PC è veloce, non si chioda. Oh ragazzi, PC tanta roba, comunque bellissimo. Guarda, ve lo faccio anche vedere. Ah, scusami, così almeno la chiudiamo con la visione del PC. Eccolo lì. Guardate che bello, con la tastiera tabozza RGB. Sì, peraltro si illumina di miliardi di colori. RGB fa un sacco di FPS. Sì, ma da paura. Esteticamente è molto molto bello, perché ha questo chassis pazzesco. E praticamente è tutto un ventilatore, perché dentro c'ha 8 miliardi di ventole. E merita, è davvero davvero carino. E... Bello. Che video? Infatti guarda, RGB. Tu lo sai che con l'RGB fai più FPS, vero? Certo, ma molti di più. Cioè non c'è paragone. Sì, c'è la 4060 con 8 giga, se non sbaglio, o 12, non mi ricordo. Sì, 8 giga. È no, un buon compromesso, ragazzi. Capito? È un compromesso. diciamo che con quello lo streaming dovrebbe venire bene. Esatto, l'ho preso solo per quello. Cioè, in realtà l'ho preso per il lavoro e poi per fare la diretta del lunedì. Io porno vedi bene, sì. Beh, no, si vede meglio Pornhub. You porno vedi bene.
Va bene, dai ragazzi. Ragazzi, un bel salutone. Non erano le 11, non si poteva, eravamo ancora in fascia protetta. Vabbè, dai, insomma. Ormai bambini, mio figlio è andato a letto, quindi per me è finita la fascia protetta. Ciao ragazzi, buonanotte. Grazie. Un bacione. Stateci bene. Pazzesco. E ci vediamo settimana prossima. Pazzesco il ballante. Pazzesco. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi, notte. Ciao.